Ciao a tutti, come saprete martedì sera, grazie ai voti determinanti di Lega e Forza Italia, il Consiglio di Garanzia del Senato ha deciso di restituire il vitalizio al condannato Roberto Formigoni e a tutti i condannati. Hanno votato a favore di questo schifo, di questa vergogna, il senatore di Forza Italia Vitali e ben due senatori della Lega, Grassi e Pepe. Tre voti determinanti. E mentre molti italiani faticano ad arrivare alla fine del mese, è inconcepibile che Salvini e il centrodestra, cosa fanno? Pensano a difendere i privilegi della casta. Uno scandalo nazionale, una vergogna nazionale che in un paese normale finirebbe su tutte le prime pagine dei giornali, direte voi. Ma indovinate un po', oggi sulle prime pagine dei principali giornali nazionali non c'è nulla. Neanche uno straccio di parola sui vitalizi ai condannati. E ve lo faccio vedere. Repubblica. Repubblica passa dal tema dei migranti alla Coppa Italia, ma sulla vergogna dei vitalizi restituiti dalla Lega ai condannati, nemmeno una parola. Andiamo avanti. Corriere della Sera. Non è da meno. In compenso, però, parlando di sostegni a famiglie e imprese, titola "Saper spendere è difficile". È certo. È difficile. E invece spendere i soldi degli italiani per i vitalizi ai condannati è un po' più semplice, evidentemente. Benissimo, complimenti al Corriere della Sera. Ma andiamo avanti. Qui abbiamo La Stampa, che ovviamente tace sui vitalizi, ma in compenso tira in ballo il Movimento 5 Stelle sulla questione delle nomine RAI. E lascio a voi, ovviamente, ogni commento. Andiamo avanti, vi faccio vedere Il Messaggero, che parla addirittura di modello Expo per distribuire i soldi del recovery, ma sul modello Salvini per distribuire i soldi degli italiani per i vitalizi ai condannati, ovviamente niente, nessuna parola. E poi abbiamo i giornali Libero, Il Giornale, La Verità, che ovviamente non trattano il tema, parlano di Carola Rackete, del DL Zan, ma dello scandalo sui vitalizi consegnati dalla Lega a Formigoni e ai condannati, niente. E a questo punto la domanda sorge spontanea: ma perché solo il Movimento 5 Stelle ne parla? Perché solo noi del Movimento pretendiamo risposte da Salvini? Perché il suo partito si è schierato dalla parte dei vitalizi per i corrotti e i condannati, alla faccia di tutti gli italiani che soffrono? Perché? In un paese normale non sarebbe solo una forza politica a trattare un argomento del genere, ma leggeremo su tutte le prime pagine di questi giornali questa notizia. Eppure Salvini diceva il contrario appena un anno fa. La posizione della Lega era e rimane coerente e uguale, sia sul taglio dei vitalizi che sul taglio dei parlamentari. Faremo tutto quello che è possibile. In un momento come questo, in cui ci sono famiglie a cui viene chiesto indietro l'assegno di accompagnamento per i figli disabili, in cui ci sono famiglie che non hanno visto la cassa integrazione, in cui ci sono famiglie che stanno perdendo il negozio e la speranza, è un segnale disgustoso. Posso dire che al di là del merito tecnico, perché non entro nel merito, è un segnale disgustoso e vergognoso, però non è di tutta la politica, perché sentivo il signore, non so chi fosse, che diceva è un attacco ai nonni. Amico mio, prima di parlare di nonni, sciacquati la gotta e fatti un esame di coscienza, perché ci sono i nonni che con la loro pensione Allora, però, mantengono i figli e i nipoti, non ci sono i nonni che hanno 10.000 euro al mese, quindi spero che si trovi il modo per tornare indietro su questa anche vergognosa perché decisione. sono. Oggi ha cambiato idea, ma noi continueremo a far sentire la nostra voce, a lottare, a chiedere risposte a Salvini che deve dar conto agli italiani. E poi ci auguriamo di vedere anche dei titoli sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Noi non molliamo, diffondiamo questo video. Un abbraccio a tutti e ci vediamo presto. Ciao.